Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti. Oggi dovevo uscire in bicicletta, ma il brutto tempo e qualche impegno con la bambina, infatti sono appena tornato dal pediatra, mi hanno cancellato l'uscita. Però non vi preoccupate, magari uscirò sabato, cioè domani. Vediamo un po' come mette il tempo. Di cosa vi voglio parlare oggi? Dunque, oggi vi voglio parlare di una iniziativa che ha lanciato Maurizio Morelli. Per chi non lo conoscesse, Maurizio Morelli è un ciclista che ha dedicato un canale completamente rivolto al ciclismo su YouTube, e il canale si chiama Maurizio Morelli, quindi andatelo a vedere. Maurizio Morelli che cosa ha fatto? L'altro giorno ha pubblicato un video a insaputa mia e a insaputa di un altro partecipante a questo progetto, cioè Fabio Calì o Cali, non mi ricordo come si pronuncia. Comunque Maurizio Morelli ha deciso di lanciare un progetto che coinvolgerà il sottoscritto e Fabio Calì in merito a un reality bike. Questo reality bike porterà noi tre, YouTube, Maurizio, Davide e Fabio, in giro per l'Italia una settimana, tre giorni, quattro giorni. Beh, insomma, adesso vediamo un po' come organizzarci. E ovviamente in questi giorni, dove porteremo con noi la nostra bicicletta, la nostra voglia di andare in bicicletta, ma anche la nostra esperienza, racconteremo, facendo quattro chiacchiere in modo molto semplice e conviviale, quelle che sono i nostri approcci al ciclismo, la nostra alimentazione, le nostre metodologie di allenamento e, perché no, anche la nostra storia. Io lì per lì non avevo ben capito di che cosa si trattasse, poi ho visto il video di Maurizio e sinceramente l'idea mi è piaciuta. Non penso sia di facile realizzazione, perché è molto complicato mettere insieme una cosa di questo tipo, ma penso che con l'aiuto e la collaborazione di tutti e tre gli youtuber sicuramente riusciremo a mettere in piedi un reality bike, così come l'ha chiamato Maurizio. Dunque, che cosa mi aspetto da questa cosa? Beh, innanzitutto mi aspetto una collaborazione da tutti gli altri due youtuber, quindi una collaborazione intesa come scambio di opinioni sul mondo del ciclismo, ma anche, perché no, sul mondo della divulgazione del ciclismo su YouTube. Ma mi aspetto anche una bellissima esperienza dove tre persone che non si conoscevano, ma grazie alla rete, grazie a YouTube, hanno potuto condividere e scambiare l'uno con l'altro le proprie emozioni, sensazioni e conoscenze. Quindi, caro Maurizio, caro Fabio, io sono dei vostri, mi aspetto in questi giorni una sorta di briefing per email, per SMS, su WhatsApp o direttamente su YouTube per mettere in piedi questo progetto. Io, per quanto mi riguarda, propongo a tutti voi, ma anche agli altri youtuber, un bel giro in Toscana. Qua nel Chianti ci sono paesaggi mozzafiato che d'estate danno il meglio di sé. Dall'altro, nel Chianti c'è anche il vino buono, quindi quando scendiamo di bicicletta, un bel sorso di Chianti Rosso sicuramente non guasta. Comunque, scherzi a parte, sono disponibile per qualsiasi tipo di iniziativa. Giustamente, io essendo toscano, vi consiglio un giro veramente bello nelle colline del Chianti, che d'estate sono stupende. Dall'altro, se non ho capito male, sia Fabio che Maurizio, se non ho capito male, siete entrambi laziali, quindi la trasferta non sarà poi troppo lunga, troppo difficile. Comunque dovremo pensare anche a cose logistiche, come ad esempio il soggiorno, il pernottamento, ma anche magari un mezzo di supporto, che può essere semplicemente una macchina con a bordo un conoscente, un amico, o perché no anche uno youtuber che vuole unirsi a noi, o magari semplicemente un nostro follower che decide di passare con noi questi 3-4 giorni a giro per la Toscana, magari un supporto tecnico con diciamo così il necessario per far fronte a qualche inconveniente potrebbe farci comodo. Quindi io invito tutti voi a dire, scrivendo qua sotto in descrizione, che cosa pensate di questa iniziativa. Se volete proporci qualche itinerario nelle vostre zone, noi siamo più che contenti di venirvi a trovare. Personalmente, chiunque troverò sul percorso, regalerò uno dei miei cappellini. Tra le altre cose, oggi sono pronti i primi completi del mio canale YouTube, quindi chiunque di voi sia interessato ad acquistarne uno. Su questi completi, ci tengo a dirlo, io non guadagnerò nemmeno un euro, perché ho cercato di ridurre al minimo il costo per farvi un regalo. Costano 81 euro, comprensivi di maglia, pantaloncino e spese di spedizione. Quindi il sottoscritto non ci guadagna niente, questo è un regalo che faccio per voi.
se ve lo volete comprare, è un comprato estivo, lo so, si va nella brutta stagione, ma insomma 81 euro, tra l'altro sono prodotti anche di buona qualità che sono andato a scegliere personalmente dal fornitore. Quindi, che dire, il progetto Reality Bike a questo punto è ufficialmente nato con il terzo beneplacito del sottoscritto. Quindi a questo punto, ragazzi, vi invito a dire davvero che cosa ne pensate, se volete aiutarci, come potete aiutarci, se volete consigliarci degli itinerari, dei percorsi, eccetera. Io sono tutto orecchi. Ringrazio ancora il grande Maurizio e il grande Fabio, vi invito ovviamente a visitare i loro canali. Noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!